Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La squadra mobile di Agrigento ha effettuato 20 misure cautelari su un totale di 25 ordinate dal giudice del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che si estendono su diverse località tra cui Licata, Gela, Campobello di Licata e Canicattì. L'indagine, che coinvolge anche Catania, ha permesso di scoprire l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Indagine sull'omicidio di Maria Amatuzzo. Alcuni messaggi WhatsApp tra la vittima e il marito Ernesto Favara, 67 anni, principale indagato per la morte della donna, sarebbero stati cancellati dalla memoria del telefono cellulare di Maria, la 29enne, uccisa con 12 coltellate all'addome a Marinella di Selinunte, frazione del comune trapanese di Castelvetrano. Secondo l'avvocato di parte civile Vito Daniele Cimiotta, i messaggi cancellati avrebbero potuto essere interessanti per verificare la natura dei loro rapporti negli ultimi tempi, nonché per capire se il marito avesse già intenzione di compiere l'omicidio. Non ci sono buone notizie per i produttori agricoli che dipendono dalla diga Trinità di Castelvetrano per l'approvvigionamento idrico. Lo scorso anno, quando iniziò la stagione irrigua estiva, la battaglia era volta a impedire che milioni di metri cubi di acqua venissero buttati in mare a causa dei noti problemi strutturali del bacino. Purtroppo è passato quasi un anno e l'acqua continua a essere sprecata. È questo quanto afferma Camillo Pugliesi, presidente della CIA Sicilia Occidentale. Questa situazione non rende competitive le aziende agricole che generano reddito per molte famiglie e per l'economia della regione. La priorità è quella di trovare la soluzione. Due escursionisti di 52 anni provenienti da Torino sono stati soccorsi in elicottero dal reparto volo dei Vigili del Fuoco di Catania dopo essere rimasti bloccati nella Valle del Bove sull'Etna a 2000 metri di quota. I soccorritori hanno utilizzato il vericello per recuperare i due escursionisti. Uno dei due ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra ed è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti medici. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.